Ciao amici Addicted to Games, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, oggi con Lapsanzino. Ok, impressioni di volo. Lo sto usando, testando già da alcuni giorni e devo dire che il feeling è molto buono. Il volo trasmette una buona sicurezza, è molto facile da usare, infatti penso che lo regalerò poi a Stefania. Però ci sono alcuni problemini. Si sente innanzitutto davvero tanto la mancanza della VPU, ovvero la cam inferiore per l'assistenza al GPS. Quindi questo drone in casa è davvero sconsigliato da utilizzare. E anche in overing, sì, è abbastanza fermo, però si sarebbe potuta migliorare ulteriormente la situazione con pochissimo, ovvero aggiungendo la cam inferiore, la VPU. Si nota davvero tanto che il drone è molto acerbo. Ok, i tasti sul radiocomando funzionano benissimo, sia il decollo automatico sia l'atterraggio automatico, che è molto graduale, quindi funziona molto bene. Però ragazzi, state molto attenti al ritorno a casa, perché non sono riuscito a disattivarlo. Il drone stava per cadere in una pozzanghera, fortunatamente sono riuscito a recuperarlo, quindi un'applicazione ancora molto acerba. Ci sono, perché è girato, ci sono molte funzioni ancora non attive come l'active track, e speriamo in futuri aggiornamenti. Purtroppo gli stick sul radiocomando sono davvero molto sensibili, e questo è un problema in volo quando si cerca di eseguire delle riprese precise, accurate. Proprio per questo speriamo che con un futuro aggiornamento venga implementata la sensibilità del drone alla risposta degli stick. Comunque è davvero molto veloce, non ho notato nessuna differenza da modalità normale a modalità sport. Molto divertente in volo, l'FPV sul telefono non ha nessun tipo di problema, il range legale in Italia lo raggiunge pienamente, quindi 200 metri di distanza, 70 metri di altezza, nessun problema sotto questo aspetto. La cam è il punto di forza di questo dispositivo. Mi sarei aspettato una qualità leggermente maggiore, siamo leggermente sopra l'Absan H501S a mio parere come qualità, però viene supportata molto dall'ottimo gimbal meccanico a tre assi. Purtroppo al momento non c'è nessuna possibilità di regolare qualsiasi impostazione foto e video, né risoluzione, né qualità, né esposizione, nulla di nulla, e aspettiamo come sempre un aggiornamento. Al momento diciamo meglio i video che le foto. Nei video inoltre c'è un fastidioso bug che ho riscontrato anche nelle video recensioni di altri youtuber, ovvero l'inquadratura, l'immagine subisce dei flash colorati, delle mancanze di frame quando l'esposizione cambia molto in fretta. Speriamo che sia un problema momentaneo. Per il resto ragazzi, siamo attorno ai 20 minuti di autonomia in volo, realisticamente sui 18 minuti quando come oggi c'è un po' di vento. Oggi siamo sui 15 km orari. Inoltre ragazzi, molto importante, non è possibile utilizzare nessun visore FPV. Me l'avete chiesto in molti, no, non è possibile, non trasmette a 5.8 GHz ma trasmette a 5 GHz, quindi dovremo aspettare visori dedicati da parte di Absan. Quindi ragazzi, in conclusione, com'è questo Absanzino in volo? Beh, diciamo che i materiali cheap non si notano in volo, vola molto bene, è molto divertente. Mi sarei aspettato qualcosina in più come qualità di cam, i video sono molto buoni, le foto molto meno, il gimbal funziona bene, però poteva essere fatto qualcosina in più. Lo stesso dicasi per l'assenza della VPU, il che rende questo drone praticamente inutilizzabile in ambienti chiusi. Valuteremo in futuro se la qualità delle plastiche andrà ad influenzare anche i punti importanti del drone, le giunture dei bracci, speriamo di no. Vi terrò aggiornati ragazzi. Secondo me è un buon drone per affacciarsi alla fotografia aerea. 350 euro il prezzo di listino a cui viene venduto sono leggermente troppi, secondo me dovrebbe essere venduto sui 300 euro con una seconda batteria già inclusa. Vi ricordo infine che potete acquistarlo da GearBest, link qui sotto in descrizione. Se avete qualsiasi domanda chiedete pure qui sotto nei commenti ragazzi. In descrizione video trovate anche il link per entrare su Telegram, canale delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook Drone e Tecnologia Italia, entrate numerosi, e se volete supportare questo canale, come sempre, un bel like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Questo è tutto, buon volo a tutti, ciao ragazzi!